scarsa efficienza e credibilità dei mezzi internazionali di attuazione coattiva del diritto, mezzi in cui si riflette la legge del più forte. Ed è un docente di diritto internazionale, su diritto internazionale vive. E ancora, a nostro avviso, quando la forza è usata, soprattutto quando la violenza bellica è scatenata su larga scala, c'è forse da prendere atto che il diritto internazionale ha esaurito la sua funzione. La guerra non può allora essere valutata giuridicamente, ma solo politicamente e moralmente. Si abbandona, lui docente di diritto internazionale, abbandona completamente questa categoria, quella giuridica, di interpretazione di questo fenomeno. E allora perché queste amare considerazioni? Uno direbbe, ma magari non ci sono leggi, trattati, convenzioni a sufficienza tutela dei diritti e dei diritti fondamentali, del diritto umanitario. No, sono fin troppe, se vogliamo sono addirittura sovrabbondanti. La produzione maggiore si è avuta nel dopoguerra, la seconda guerra mondiale, soltanto per citare lo Statuto delle Nazioni Unite del 1946, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, le convenzioni di Ginevra sono del 1949. C'è stata quella fase in cui ovviamente tutti si sono messi a scrivere delle gran belle cose nella speranza che quella guerra fosse veramente l'ultima. Abbiamo sentito, abbiamo ascoltato le musiche che ha fatto un breve escurso di quelle che poi queste sono state le evoluzioni, meglio le involuzioni. Cosa succede sulla base di questo corpo normativo di grandissima tutela? Principi bellissimi sono scritti. Allora, da subito iniziano le violazioni. Molte sono rimaste impunite o peggio ancora, abbiamo assistito a discriminazioni che rispecchiavano esigenze pubbliche, politiche, dinanzi alle quali il diritto soccombeva. Il diritto soccombe, viene sacrificato sull'altare dell'esigenza politica. Se una norma non viene attuata, è grave, se un diritto non viene tutelato è grave sicuramente, ma ancora più grave se a parità di condizioni, a parità di situazione, in un caso si attua la norma e nell'altro caso, facciamo l'esempio più facile, eclatante è il caso di Israele, che viola impunemente e quotidianamente il diritto internazionale a fronte, per fare un altro esempio facile, immediato, dell'Iraq, che nel 1990, nel giro di tre risoluzioni ONU, in pochi mesi, è passato dalla condanna dell'invasione del Kuwait all'embargo e al bombardamento, con i 4 milioni di morti che sappiamo tra embargo, bombardamento e quant'altro. Quindi una disparità di comportamento palese, evidente e assolutamente senza alcuna conseguenza sul piano giuridico. I casi sarebbero molteplici, ho letto un bell'intervento di denunce, tempo fa sul manifesto per quanto riguarda ad esempio il Mali. I francesi operano invece della forza panafricana che era stata decisa dall'ONU. Potremmo portare l'esempio della Libia, se ne è parlato, in cui l'ONU ha fatto solo da foglia di fico all'aggressione della coalizione. Torniamo al diritto e parliamo di tribunale. Allora, la normativa c'è, la normativa o non trova applicazione o trova applicazione secondo criteri squisitamente di carattere politico, che nulla hanno a che vedere con i criteri giuridici. I tribunali internazionali sono due, sostanzialmente permanenti, entrambi con sede all'Aia. La Corte Internazionale di Giustizia, che è l'organo giurisdizionale dell'ONU, è meramente arbitrale e consultiva. Ha funzioni veramente arbitrarie e consultiva, quindi agisce e opera sull'accordo delle parti che concordano per attribuirgli il potere di risolvere una determinata questione. Fu molto famosa, molto nota, soprattutto la decisione del 2004, la ricorderete, soprattutto chi si occupa di Palestina, sul muro dell'apartheid nei territori palestinesi occupati. Fu provocata questa decisione da un ricorso dell'Assemblea Generale dell'ONU. Bene, fu dichiarato illegale il muro, non nella sua completezza, in una parte, comunque fu una decisione significativa sulle illegalità del muro dell'apartheid. Non ebbe assolutamente alcuna conseguenza, il muro è sempre lì, la costruzione è proseguita e prosegue.
Questa stessa Corte, altro esempio, ha impiegato 4 anni dal 1992 al 1996 per condannare il nucleare. Il nucleare è sempre, non lì ma è qui, il nucleare è sempre qui, è lì ed è qui, e viene anche potenziato, come proprio pochi giorni fa ricordato sempre di Nucci, in un lungo articolo, quello dedicato sul manifesto ai B-61-12 statunitensi. Ogni bomba ha una potenza di circa 4 volte maggiore rispetto a quella di Hiroshima. E questo è un tribunale, dovrebbe essere un tribunale con una qualche funzione, un qualche scopo pratico e non l'enunciazione di un principio. Ho portato due esempi, se ne potrebbero portare tanti altri con più tempo a disposizione, assolutamente nessuna conseguenza da un punto di vista pratico. L'altro tribunale è la Corte Penale Internazionale, con enormi limiti di giurisdizione sin dall'inizio, sin dalla sua costituzione, sin dalla sua istituzione. I reati di sua competenza sono i più gravi: genocidi, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Ma in deroga al principio di giurisdizione universale è